Bentornati a Siamo Noi in questo spazio del lunedì dedicato al racconto della vita dei santi che vengono celebrati in questa settimana ed è uno spazio in cui oggi ci accompagna, è tornato, il nostro Don Davide Volo, parroco nella chiesa di San Pietro Apostolo a Conca della Campania in provincia di Caserta. Bentornato Don Davide. Grazie, ben allora trovato. Diciamo subito quali sono questi santi che celebriamo nella settimana: 26 marzo Santi Emanuele, Quadrato e Teodosio, il 27 marzo, martedì, Santa Augusta di Serravalle, il 28 marzo, mercoledì, San Josef Sebastian Pelzar, il 29 marzo, Sant'Eustachio di Napoli, il 30 marzo, San Leonardo Murialdo, sabato 31, San Beniamino e chiudiamo con domenica 1 aprile, Sant'Ugo di Grenoble. E noi, Don Davide, partiamo dal santo con cui abbiamo chiuso, partiamo da... proprio da lui, da Sant'Ugo di Grenoble, che nacque nel 1053 a Grenoble, quindi in Francia. La sua era una famiglia nobile cristiana, aveva questo grande desiderio di passare una vita tranquilla, di solitudine, meditativa. Non gli fu proprio possibile. Non fu possibile perché fu eletto vescovo ed ordinato vescovo in giovanissima età. Aveva appena 27 anni quando fu nominato vescovo e fu inviato per calmare un po' le contese e gli abusi da parte del clero, per cui aveva un compito preciso e delicato, quello di testimoniare che la Chiesa poteva essere anche meno cattiva in alcune situazioni. Sapete bene che c'erano contese e c'erano discussioni frequenti anche fra il clero, per cui lui aveva questo compito di tranquillizzare quelle che erano poi le contese tra il clero. Ecco, fu Gregorio VII a volerlo vescovo così giovane, come ci ricordava lei, 27 anni. Poi a un certo punto, dopo soli 2 anni, diciamo che ci provò Sant'Ugo di Grenoble ad assecondare quel desiderio, perché si ritirò in un'abbazia, ma il Papa gli intimò di uscirne, di tornare alla diocesi. Perché c'era questo continuo andare e vieni, questo desiderio a cui tornava, insomma, Sant'Ugo, e poi il Papa che continuamente lo richiamava, i papi, perché lo fecero diversi papi, poi all'ordine? Lui era un uomo, oltre che un vescovo, che sapeva difendere i diritti della Santa Sede, per cui era un po' un fiduciario del Papa, fu eletto proprio perché c'era il bisogno in quel periodo di avere un vescovo difensore, per cui era quello il suo compito ministeriale, anche se spesso provava a fuggire, a ritirarsi un po' alla vita monastica in eremitaggio, e Papa Gregorio, quando scopriva delle sue fughe, lo rimandava a chiamare, lo rispediva a casa sua. Nella sua diocesi di origine ha vissuto vari momenti, in realtà, perché lo fecero sette papi, lo richiamarono. Sì, ha tentato in vari modi di potersi dimettere, di poter evocare un po' il suo ultrasettantenne, si appellò alle condizioni fisiche, alla salute precaria, ma anche però lì nessun non papa non fu accettata la dimissione. Piuttosto gli fu detto, incoraggiandolo, che era meglio un vescovo vecchio e malato piuttosto che uno giovane che magari non riusciva ad affrontare quelle situazioni delicate che la Chiesa stava vivendo, soprattutto lui vecchio e malato rispetto a qualsiasi altro giovane. Ne avevano riconosciuto questo grande carisma. Non c'era un paragone per i papi. Sì, era un grande organizzatore, era un grande uomo di dialogo, per cui riusciva a calmare un po' le situazioni di agitazioni, anche se ne approfittava per godersi un po' la vita monastica. Addirittura ha vissuto secondo la regola benedettina i 2 anni che è stato lontano dalla diocesi, rigenerando un ogni po' tanto, il suo desiderio. Così si ricavava anche dei momenti di pace, delle oasi, insomma, che alternava a questo impegno vescovile così faticoso, anche accanto ai Certosini, cui fu molto vicino, aveva un legame particolare con loro. In realtà io penso che più che un legame aveva un po' di invidia nei confronti dei Certosini, perché loro riuscivano ovviamente nella libertà della scelta, nella libertà del ministero, a godere quello stile di vita che Sant'Ugo desiderava e che non gli era possibile poter vivere completamente, per cui si recava spesso lì e spesso tardava nel ritorno a casa, tanto da essere invitato poi a ritornare al gregge che gli era stato affidato dalla Chiesa. Ma in quelle circostanze lui riusciva a predicare, riusciva ad incoraggiare e poi allo stesso tempo traeva benefici godendosi di quelle ore che gli erano concesse per potersi riposare. E va detto, ma insomma lei l'ha spiegato molto bene, che Sant'Ugo il suo gregge non lo abbandonò mai. E adesso vogliamo conoscere la storia di una santa e andiamo presso Vittorio Veneto, dove
dove sono state ritrovate le spoglie di Santa Augusta di Serravalle, che fu fatta, pensate, torturare dal padre proprio per la sua fede cristiana. Lì per noi è stato il nostro Andrea Postiglione. Ci troviamo nei pressi del santuario di Santa Augusta, al di sopra della località di Serravalle, che è parte dell'attuale comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. In questo luogo, il 27 di marzo 1450, sono state rinvenute le spoglie di Santa Augusta. Qui, secondo la tradizione, un re di origine gota pose il suo castello. Questo re, ovviamente di culto pagano, ebbe una figlia che restò orfana di madre al momento della nascita e che venne allevata da una nutrice locale chiamata Cita, che la allevò ai riti e alla cultura del cristianesimo. Il padre però non accettò questa scelta, questa condizione della figlia, e la fece torturare e morì all'età di 15 anni. Questo sacello racchiude il luogo dove sono state rinvenute le spoglie, le ossa di Santa Augusta all'interno di una cassetta. Infilando la testa all'interno di questo spazio ben riquadrato, la tradizione vuole che si abbia la guarigione dal mal di testa. Santa Augusta in effetti è una santa taumaturga a cui le persone si riferivano per avere la guarigione da alcune malattie, in particolare il mal di schiena e il mal di testa. Questa è l'immagine, l'icona di Santa Augusta. È l'occasione per raccontare la storia della vita della santa. In alto a sinistra abbiamo la madre di Santa Augusta che la partorisce, e poi sappiamo che questa morirà, e la affida a questa nutrice Cita. Nell'episodio successivo abbiamo Santa Augusta che con la nutrice scende la rapida discesa da Santa Augusta a Serravalle per portare il pane ai poveri, il pane che lei sottraeva alla mensa del padre e che donava ai poveri. In basso a destra abbiamo il miracolo di Santa Augusta, per il quale Santa Augusta è particolarmente venerata. Questo è il punto lungo il percorso da Serravalle in cui avvenne, secondo la tradizione, il miracolo della trasformazione dei pani nei fiori. Santa Augusta scendeva dal castello con il grembiule pieno di pane da portare ai poveri. Un giorno il padre, insospettito da questo suo andare e venire verso la città, le chiese cosa stesse nascondendo. Lei dichiarò che erano fiori. Il miracolo ci dice che quando il padre le ordinò di aprire il grembiule, effettivamente quei pani si erano trasformati in fiori. Mi sono reso conto della devozione e dell'attaccamento della gente vittoriese e non solo a questo luogo carico di spiritualità. La testimonianza di Santa Augusta ci richiama alla bellezza e alla serietà della vocazione cristiana come testimonianza della carità e come segno di vita donata al Signore. Don Davide, questa santa dalla fede così limpida attratto così tanti devoti? Beh, la carità attrae sempre, in realtà. Quando una persona, uomo o donna che sia, testimonia la fede attraverso la carità, è sempre un mezzo di attrazione, perché l'amore attira, l'amore affascina, l'amore abbraccia e quindi diventa dono. E come questa santa ne è stata la testimone, così dovremmo un po' anche noi prendere esempio da questi santi della carità che vivono concretamente la fede. Passiamo adesso a San Józef Sebastian Pelczar, santo polacco che fu canonizzato dal suo connazionale Giovanni Paolo II. Nacque San Józef nel 1842, era un uomo di scienza, era un accademico, ma fu anche un sacerdote molto attento al prossimo, che dedicò tanto tempo ad attività caritative, sociali.
Era un grande cultore, un uomo di grande intelligenza, aveva delle doti importanti, maggiormente nell'attenzione, che esercitava nell'attenzione verso gli altri. Lui era attento ai bisogni in generale, riusciva a sopperire alle mancanze e alle difficoltà delle persone, non solo della sua diocesi, ma anche di tutti coloro che si rivolgevano a lui. Prestava veramente attenzione al prossimo in modo profondo, esercitando quello che dicevamo prima, la carità in modo concreto, in modo di servizio piuttosto che di ministero, perché diventa importante farsi servi di questo amore che urge ormai all'umanità. Ecco, nel 1894, stiamo vedendo delle immagini delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, lui fondò proprio la Congregazione delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, che poi sono presenti non soltanto in Italia ma in molti altri paesi del mondo. Con quale carisma? Beh, è una congregazione ormai diffusa in varie parti del mondo. Il carisma principale era quella della devozione al Sacro Cuore, per cui ogni indirizzo della congregazione raggiungeva come meta il Sacro Cuore di Gesù, la diffusione e il servizio alle persone povere, particolarmente alle giovani donne in difficoltà, a coloro che si sentivano abbandonate in un mondo che non gli apparteneva, perché la difficoltà diventava più grande delle possibilità di sopperire a queste difficoltà stesse. Ecco, gli anni in cui visse San Josef sono anni di profondo cambiamento, di cambiamento sociale, con le fabbriche, una società contadina che comincia a cambiare, sono anni di forte migrazione. Questo santo seppe stare accanto ai migranti, ma non solo, si occupò di problemi legati all'alcol, fu particolarmente vicino al mondo operaio. Esatto. Cominciò ad istituire delle mense e dei ricoveri per le persone in difficoltà. Era attentissimo al mondo operaio, a tal punto da essere accusato di socialismo da parte dei tradizionali, da parte dei tradizionalisti, dei conservatori, perché andava incontro alle esigenze delle persone. Voleva una giornata lavorativa che scendesse a 8 ore, quindi si impegnava. Pensate quanto moderno anche il pensiero. Era moderno rispetto all'epoca, si può dire che. Anche oggi si avverte il bisogno di un secondo San Josef, perché occorre al mondo rispettare le regole anche nei confronti della dignità umana. Per cui, e sul lavoro, diciamo, Papa Francesco, se si batte continuamente. Il Santo Padre vediamo che anche lui è molto attento alle esigenze degli operai e dei poveri, proprio perché si accorge che ormai in un mondo che sembra economicamente stabile si vive l'instabilità, non solo economica ma anche caritativa, anche affettiva. Un po' il mondo sta distruggendo se stesso. Ecco, insomma, quel momento di grande trasformazione che era la fine dell'Ottocento, primi Novecento, è il momento forse anche di grande trasformazione che viviamo oggi, con un lavoro che neanche, a parte precario, che non c'è, ma che quello nuovo che deve arrivare non riusciamo neanche, tanto è tumultuoso, sì, il cambiamento. La precarietà economica è entrata un po' nello stile di vita di ognuno, perché si è precari anche negli affetti, lo vediamo col matrimonio, lo vediamo con i rapporti genitori-figli, sembra quasi che questa precarietà economica che questo santo viveva nell'Ottocento la stiamo vivendo oggi nel 2018. Ci interroga ancora oggi, e questo filo conduttore del lavoro ci porta verso un altro santo che visse a Torino, che è San Leonardo Murialdo. Fu proclamato santo da Paolo VI, nacque nel 1828, ma in quale contesto familiare è nato? La Torino per bene, diciamo, ed esce da quella rosa di santi piemontesi come San Giovanni Bosco, San Giuseppe Cottolengo, che vivono tutti e tre la carità in modo perfetto e concreto al servizio degli altri e dei giovani. Giovani e malati erano i due pilastri di questi santi impegnati nella società, come dicevo prima, per bene di una Torino all'avanguardia. Per cui San Murialdo era un uomo, un santo che anticipava i tempi che venivano. Sì, adoperò moltissimo per i giovani, lui che avrebbe potuto fare per i più poveri, lui che avrebbe potuto fare proprio per appartenenza, per famiglia ricca, famiglia benestante, una carriera ecclesiastica importante. Giustamente lei ci ha ricordato il terreno su cui poté incontrare, ma lo fece proprio fisicamente, Don Bosco. Oltre all'oratorio, che cosa fece di importante per i giovani?
Il Collegio degli Artigianelli era uno degli obiettivi principali che poi servì per 34 anni direttamente e personalmente, dove ospitava i giovani e li preparava al lavoro. Quindi era tipo un collegio lanciato verso il domani, è così potremmo definirlo, perché impegnava i giovani a prepararsi per bene nel lavoro professionale, quindi nel lavoro concreto. Non erano fatti solamente che riguardavano promesse, ma piuttosto diveniva un po' il collegio della pratica, del lavoro concreto, dell'esercitazione, del servizio a ciò che uno desiderava di fare. Ecco, in questi anni, l'abbiamo detto, di trasformazione, questo Santo San Leonardo ebbe sempre la questione del lavoro a cuore, anni in cui nascevano le società di mutuo soccorso, le cooperative, la Chiesa era accanto ai tanti italiani che emigravano in America Latina, in America, insomma capì subito che il mondo operaio aveva bisogno di aiuto, addirittura fondò un giornale che si intitolava La Voce dell'Operaio, ma creò un'unione. L'unione degli operai era l'insieme di tutte le persone disoccupate o quelli che erano un po' sfruttati nelle fabbriche, che insieme volevano risolvere un po' i problemi della società. Siamo in un'epoca dove la società viveva grossi problemi a causa dell'evoluzione, a causa delle varie rivoluzioni che si succedevano nel tempo, per cui fu lui un po' il paladino di questi movimenti che volevano regolarizzare la situazione dissestata dell'epoca. Ecco, il 19 marzo del 1873, 19 marzo significa festa di San Giuseppe, fondò una pia società estremamente importante, perché l'eredità di questa pia società, diciamo come si chiama, noi ce l'abbiamo, la raccogliamo ancora oggi. Questa società serve a dare delle norme a coloro che hanno bisogno di norme. Gli operai hanno bisogno di norme e messi insieme diventano un libro della vita, perché gli operai spesso vengono sottovalutati, sfruttati, maltrattati, e leggiamo dai giornali, sentiamo attraverso i telegiornali che è ancora la classe più non rispettata anche di questo tempo. Fu un po' il precursore di questi movimenti di oggi. Perché... Quanto è importante quello che ci sta dicendo, perché infatti la via società torinese di San Giuseppe ha dato luogo a Giuseppini. Esatto, i Giuseppini che comunque servono. E le Murialdine. Esatto, sono quelle persone che si sono messe alla sequela di San Leonardo e che servono attraverso il suo carisma alla società ancora oggi, in modo concreto, nelle zone più dissestate, nelle zone più abbandonate, nelle zone più povere, cercando di servire la classe operaia, perché sono loro realmente che avvertono anche la crisi che stiamo vivendo in Italia. Parliamo dell'Italia perché è il paese che insomma ci interessa di più, lo viviamo e con lui viviamo tutte le difficoltà. Cercano di sopperire a queste mancanze, evitando anche lo scoraggiamento, perché spesso la Chiesa cerca proprio di incoraggiare chi è scoraggiato e stare vicino a chi è deluso, proprio per evitare che gli errori diventino ancora più grandi e facciano poi cadere l'uomo o i gruppi di uomini in situazioni spiacevoli. Noi abbiamo ricordato, tra l'altro, proprio il giorno in cui parlavamo di presinodo dei giovani, abbiamo ricordato Giuseppini del Murialdo, che hanno davvero a cuore i giovani e addirittura insomma sostengono la nascita di imprese modernissime. Ma a proposito di quel legame che unì Don Bosco al nostro San Leonardo, Don Bosco predisse una vita lunga. È vero, San Leonardo non era un uomo di salute forte, per cui fra gli acciacchi della sua vita, uno degli ultimi acciacchi dove lui pensava di dover morire, ormai essere prossimo alla morte, San Giovanni Bosco gli predisse una vita ancora lunga. Infatti fu lì un po' il trampolino di lancio per il lavoro un po' più concreto che poi alla fine degli anni vissuti da questo santo furono quelli che cambiarono la storia, perché cominciarono a diventare istituzioni, cominciarono a diventare importanti tutte le attività che aveva seguito per le persone che si affidavano a lui. Io ringrazio tantissimo Don Davide Volo, che come al solito con grande precisione ci ha accompagnato nel racconto dei santi della settimana.
Adesso, proprio nel momento che precede la nostra recita della Coroncina alla Divina Misericordia, vogliamo, tutti noi di Siamo Noi, lo studio, sono sicuro anche voi che ci seguite da casa, ricordare Fabrizio Frizzi, esprimere un pensiero di vicinanza alla famiglia, questo collega, questo conduttore che è sempre in punta di piedi, con il suo sorriso, con il suo pudore, la gentilezza entrava in tutte le case degli italiani. Restate con noi perché torniamo subito dopo la Coroncina con un tuffo nel passato per ricordare il 68 e dunque la madre di tutte le contestazioni quando i figli ruppero, tentarono di rompere con i padri. Ci chiederemo, ma che hanno fatto i cattolici? Hanno partecipato i giovani cattolici al 68? E se l'hanno fatto, in che modo? E che cosa sopravvive oggi di quel 68, di quelli che qualcuno definì anni formidabili? Ritorniamo qui e ve lo racconteremo.